Ciao amici strimpellari, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo dei 5 motivi per cui dovreste preferire gli effetti analogici al digitale. Prima di entrare nel vivo del discorso vi consiglio come sempre di fare un salto su chitarrafacile.com, dove troverete un corso per migliorarvi se già suonate o anche per imparare da zero, e anche su effettiperchitarra.com, dove troverete un pdf da scaricare gratuitamente. Il video di oggi segue quello della scorsa settimana, che vi parlava dei 5 motivi per cui dovreste preferire il digitale. Se ancora non l'avete visto, guardate la descrizione perché trovate il link. Il primo motivo, sicuramente quello più stupido tra tutti, è che i pedali sono proprio belli. Cioè, a me piace proprio entrare in un negozio, provarli, tutti questi colori, li provate tutti, sentite, è proprio, è bello possederli, è bello sapere anche di avere un'ottima tavolozza di suoni che è figlia di una buona quantità di pedali e purtroppo di soldi investiti dentro. Però è proprio bello quando apri un cassettino e dentro ci sono 3 overdrive diversi, perché sai che il tuo strumento potrà avere 3 voci differenti. Secondo motivo, un po' più serio, perché potete andare a sbirciare quello che stanno utilizzando i vostri chitarristi preferiti e rubare idee guardando quali sono i loro pedali. Quindi se vedete che Kurt Cobain aveva lo Small Clone in pedaliera, potete sicuramente andare a comprare uno Small Clone e avere un suono che si avvicinerà moltissimo al suo, perché il pedale è lo stesso. Alla stessa maniera potete guardare gli overdrive, i distorsori che sono utilizzati, eccetera, per avvicinarvi il più possibile ai suoni che ha il vostro chitarriero preferito. Oppure potete addirittura andare a scegliere i pedali che vanno a simulare gli amplificatori che vengono utilizzati dai vostri chitarristi preferiti. Insomma, c'è tutta una serie di cose che potete fare per scopiazzare direttamente il suono, che specie all'inizio è veramente comodo, perché se non sapete da che punto iniziare viene veramente difficile. Per cui, ok che Stevie Ray Vaughan utilizzava un overdrive, ma qual era l'overdrive? Era un Ibanez Tube Screamer, e da lì, proprio da quel momento, l'Ibanez Tube Screamer è diventato l'overdrive più venduto al mondo, perché era quello di Stevie Ray, e tantissimi hanno detto scopiazziamo. Quindi insomma, grande punto di riferimento i pedali nella pedaliera dei vostri chitarristi preferiti. Terzo punto, i pedali sono tanti, per cui potete andare a scegliere i vostri preferiti tra tutte le centinaia di proposte che può farvi un negozio. Potete andare a scegliere quel particolare distorsore, quel particolare phaser, e non quello che trovate nella vostra pedaliera digitale. Vi andate a scegliere esattamente al millimetro quello che volete voi. Ovviamente in questa maniera potete avvicinarvi molto di più al suono che avete in testa, perché potete provare centinaia di pedali che fanno lo stesso mestiere, per cui uno tra quelli che suonerà esattamente come dite voi lo troverete di sicuro. Quarto punto, li posizionate come volete voi, e questo vale sia per un discorso nella catena, quindi potete mettere per esempio, sbagliando tra virgolette, il riverbero prima del delay. Ovviamente non è un errore in assoluto, sia chiaro, lo dico sempre in tutti i video, è un errore teorico. Se volete quel tipo di effetto va bene così, e questo lo potete ottenere con i pedali, non sempre con i sistemi digitali, perché magari hanno la catena che è già fatta e non potete cambiarla. Questo non vale per tutti i sistemi digitali, per cui metto giù il caricone, cioè ok, non c'è solo una posizione nella catena, ma c'è anche una posizione fisica, cioè magari voi volete un pedale un pochino più lontano, un pochino più vicino, di modo che non si tocchino, di modo che per voi il cambio del suono rimanga il più possibile comodo, perché comunque lo dovete fare magari a metà del brano, per cui dovete arrivare direttamente a premere in maniera sicura il pedale. Lo mettete fisicamente sulla pedaliera dove volete voi, lo spostate, lo mettete prima, dopo, più in basso, più in alto, più a destra, più a sinistra, più vicino, più lontano all'altro, eccetera. Insomma, secondo me questa è una grandissima comodità, perché vi potete scegliere voi la forma della pedaliera. Ad esempio, invece, lo switch di una pedaliera digitale è in un punto soltanto, può fare tante funzioni, ma è in quel punto lì. Se a voi quel punto lì viene scomodo, lo switch lo tenete comunque in quel punto, non è che potete spostarlo. Quindi grosso pro per i pedali. Quinto e ultimo punto, potete cambiare i suoni veramente al volo, con le manine, cioè spostate tac tac, più mix del riverbero, meno distorsione del distorsore e via così. Super comodo. Quello che invece succede con le pedaliere digitali è che molto molto spesso vi trovate costretti ad andare nel menu, sotto menu, scegli il parametro che devi modificare, gira, tocca ok, poi non l'hai confermato, cavolo, devo rifarlo. No, tutto questo con i pedali non può succedere, perché i pedali li giri fisicamente, hanno una componente fisica che è veramente importante e che vi permette assolutamente di essere super rapidi nei cambi di suono e magari anche di avvicinarvi più velocemente al suono che avete in testa. Arriviamo al punto delle conclusioni.
conclusioni di cui vi parlavo all'inizio. Dunque, cos'è meglio quindi alla fine della fiera tra il digitale e l'analogico? Non c'è risposta a questa domanda. Dovete assolutamente andare a cercare voi qual è la vostra situazione migliore. Io posso dirvi cos'è meglio per me, perché lo so. Per me sono meglio i pedali analogici, perché mi permettono di essere più rapido nei cambi di suono, nel trovare la sonorità che cerco. Non ho menu da smazzarmi avanti, indietro, premi, ok, eccetera. Io in 3 secondi con 4 pedali singoli riesco a fare tutto quello che ho in testa. Solitamente questo non succede sulle pedaliere digitali, dove comunque c'è un momento in cui devi capire come ragiona, devi capire come fare le cose nella maniera che vuole lei, perché comunque sono state programmate da degli ingegneri che ragionano in un certo modo, che non è necessariamente il tuo, per cui bisogna un attimo starci dietro. Niente di impossibile da fare, ma io personalmente, ripeto, mi trovo meglio con i pedali singoli. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete mi piace, commentate e fatemi sapere qual è il vostro sistema preferito, se usate i pedali, se usate qualcosa di digitale, se usate i due sistemi insieme, perché si può fare anche questo. Insomma, fatemi sapere quello che pensate voi di tutta questa diatriba che ci portiamo dietro da più di 20 anni noi chitarristi. Fatevi un giro su effettiperchitarra.com per scaricare il PDF gratuito, su Chitarra Facile per i corsi, e se vi va anche sul mio canale, vi aspetto molto molto volentieri. Domani su Chitarra Facile alle 14, come ogni giorno, uscirà un nuovo video. Noi invece ci si vede la prossima settimana. Ciao!